Ciafrocchi Silvana, sorella maggiore di Adelaide. Me lo sentivo che sarebbe successo qualche cosa di brutto e glielo dissi a mia sorella nel mese di ottobre, mentre che lei mi accompagnava sul lavoro. Io ti ho sempre consigliato per il meglio, lo sai, ma un uomo sposato no, Adela, sinceramente no. Il matrimonio è un sacramento infrangibile e chiunque lo inclina e lo turba commette peccato e non può finire bene. E che me importa? Vuol dire che sarà stata una gran fiammata con sotto la scritta "Questa sì che vita!" Ma che fai, disegni? Adela, non parla così, rientra in te, sì, brava. Scusa, cocca, non può andare più in fretta che faccio tardi sul lavoro? Ok, sister. Tu sai quanto bene te voglio e parlo anche nel tuo interesse e anche al nome di Don Riccardo, che te la ricordi? Ogni qualvolta mi domanda di te. E tu dici ogni qualvolta io domando di lui? Devi pensare a sistemarte. Per esempio, c'è il figlio della sarta ora, tanto un bravo ragazzo. Basterebbe una tua parola. E io la parola ce l'ho. None! Io sono Lara Babbelice, fioretto, l'uomo mio! Pensaci, Adela, pensaci. Sì, sì, c'è bene. Ecco, sì. Brava. E pensa pure alla moglie, poverella. Non si rovina una famiglia. Sì, cristiana, Adela, ciao. 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 Mi raccomando che se poi la moglie se ne accorge, andate a finire tutti sul giornale, sa? E chi se ne frega? Ma come? Ciao, Deborah. Ciao.